Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Ecco i titoli. Due lutti nel mondo della scuola. Emodinamica al San Biagio. Enrichiello lancia nuove accuse a Corda. A rise le ali per il giugno domese. Presentato il 48esimo rally delle Valli Ossolane. Il Rosmini piange la prof Marchiori, Pallanzeno il preside Spagnoli. Due lutti nel mondo della scuola ossolana. Enrico Spagnoli, per una vita insegnante, poi vicepreside delle Bagnoline di Villa ed infine direttore didattico al primo circolo di Domo, è stato stroncato da un infarto a 65 anni. Fu sindaco di Pallanzeno per 23 anni, ma restò in consiglio per 35. Ancora oggi era assessore. All'ospedale di Verbania, dopo una veloce ed inesorabile malattia, è spirata Maurizia Marchiori in Mancini, 58 anni, insegnante di lettere all'Istituto Rosmini di Domodossola, dove aveva insegnato sino alle scorse festività pasquali, quando la malattia le aveva impedito di continuare il lavoro che adorava e faceva con passione. Rinviato a luglio il processo per la morte di un pensionato schiacciato da un albero. È attesa per il 7 luglio la sentenza al processo che vede imputato Aldo Bragoni, 61 anni, difeso dagli avvocati Eugenio Fornaroli ed Enrico Albert, con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Salvatore Lugarà, 77enne, morto mentre tagliava un albero insieme all'imputato. Era il 2 settembre 2010 quando l'uomo a Bognanco venne travolto da un ramo. Subito portato in ospedale, morì il giorno stesso. Falsi finanzieri in azione a Domodossola. Tre uomini di mezza età si sono presentati presso l'abitazione di una signora anziana che vive sola a Domodossola con il pretesto di perquisirne l'abitazione alla ricerca di oro falso. I tre indossavano sopra gli abiti una pettorina blu con la scritta Guardia di Finanza. La finanza avverte la cittadinanza di prestare massima attenzione. Nuovo arresto nell'operazione Biancaneve. Il 16 maggio scorso a Cinisello Balsamo è stato tratto in arresto Aziz Hussein Najwa, 39enne iracheno accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con questo arresto si conclude l'operazione della polizia domese Biancaneve. Giacoletto conferma emodinamica Domodossola. Ad annunciarlo è il primo cittadino domese Mariano Cattrini in apertura dell'Assemblea dei Sindaci. Soddisfazione per il risultato è stata espressa da sindaci, comitati e politici. Tutti ora si aspettano che anche per il punto nascite ci siano delle risposte concrete. Il Consiglio della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ha approvato con 26 voti a favore e l'astensione del consigliere Morici la delibera con cui dà la propria disponibilità a gestire i servizi sociali ora in capo al CIS Ossola. Ha approvato anche il conto economico che pareggia a 10 milioni di euro. Non mi fermerò perché so quello che dico. Ivan Enrichiello lancia nuove accuse nei confronti del primo cittadino di Crodo. L'imprenditore lombardo parla ancora dei suoi rapporti con il primo cittadino di Crodo, Rodolfo Corda, ma entra anche nel merito delle banche, dalle quali, secondo le sue dichiarazioni e secondo la documentazione che ha consegnato ai militari milanesi, avrebbe ricevuto trattamenti di favore per fidi e prestiti a 5 zeri. Prima seduta consigliare per Marco Zanoletti a Druogno. Il primo cittadino ha nominato l'ex sindaco Francini suo vice e ha consegnato le deleghe ai consiglieri Giuseppe Girondino e a Maura Cantadore. Tre big della canzone italiana, serate con le cover band di Vasco Rossi e Luciano Ligabue, spettacoli organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio. È ricco il programma di eventi predisposto dalla Prodomodossola per la festa del giugno insieme, in programma dal 15 al 25 giugno in Piazza Matteotti. Sul palco, Arisa, Fausto Leali e Irene Fornaciari. Sport. Presentato il Valli Ossolani che si potrà seguire in diretta attraverso i nostri siti Teleossola, Ossola News e Ossola Sport. Sabato 2 giugno la prova di Crodo, domenica quella di Fomarco, Aurano e della Cannobina. Partenza e arrivo anche quest'anno all'Ipercop di Cremola d'Ossola. Crodo sabato pomeriggio sera e poi la domenica tutto rally Fumarco, Aurano e Cannobina. Quindi si faranno due volte le tre prove la domenica. Sì. C'è la crisi, come sono le macchine? Ci sono concorrenti? Ma sì, oddio, abbiamo perso, l'iscrizione non l'abbiamo ancora chiusa, le chiudiamo domani. Abbiamo perso un po' di iscritti, come già avevo detto io all'inizio dell'anno. Il parco macchine davanti è buono, anzi è ottimo. E dietro anche le macchine piccole mancano. Le difficoltà economiche ci sono e si sentono.
Pesanti squalifiche per il Villa. 500 euro di multa alla società, 5 mesi al dirigente accompagnatore Giuseppe Azzolin, 5 giornate di squalifica per i giocatori Eugenio Mercurio e Ivan Sottini e ben 4 mesi all'allenatore Graziano Pratini. Questa la decisione presa dal giudice sportivo dopo gli eventi capitati sul finale di partita tra Virtus Villa e Piedimulera. La società ha presentato ricorso. Grande prestazione della rappresentativa ossolana ai campionati europei in montagna di corso in Austria. I giovani, allenati da Aldo Noce, hanno battuto Austria e Ucraina nelle due partite di esordio. Meteo. Tempo soleggiato per tutta la settimana con temperature comprese tra i 12 e i 26 gradi. Qualche goccia di pioggia prevista per giovedì notte e sabato. Per questa edizione del telegiornale è tutto, appuntamento alla prossima settimana.